Allora, buonasera a tutti, come sta? Post Milan Salernitana, ancora molto provato, devo dire, molto provato. Però, come sempre, dopo i pareggi, dopo le sconfitte, uno ci riflette sopra di ragionarci, no? Perché a caldo uno spara su tutti, sentenze praticamente. Dopo ieri, concordo sicuramente con alcuni che hanno fondamentalmente attaccato l'allenatore per il discorso del turnover, perché comunque fare un turnover così massiccio è sbagliato, soprattutto se in panchina non hai delle altre forme valide. Però ora da qui a aperto scatenare la solita cascata di piovi out, ce ne passano, ragazzi. Io mi chiedo come Certuni ancora, dopo 3 anni, siano butta pure, mi secca pure ricordarmi cosa eravamo prima che arrivasse Pioli. Pioli e Ibra. Io tanta gente addirittura a criticare pure Ibra in goccia. Quindi, cioè sinceramente, questa gente pazza, che non ha capito che questa è una squadra che è stata smantellata, non dico smantellata, non è stata rinforzata per niente, anzi è stata indebolita. È una squadra che non può gestire il doppio impegno. Perché noi non abbiamo la rosa del City, non abbiamo la rosa del Bayern, non lo so, di tutte queste squadre qui. Molti ovviamente adesso prendono dall'Inter la squadra migliore del mondo, quando alla fine ha 2 punti solo in più di noi. Si sono dimenticati che anche l'Inter ha fatto campionati di merda come il nostro. Ma guardare solo le responsabilità dell'allenatore, come dice un famoso youtuber della Juventus, sembra si chiami Cosimo, è da tarati, perché oggettivamente che cazzo di colpe ha Pioli per il mercato di merda che gli hanno fatto la scorsa estate? Io sinceramente, dopo aver vinto lo scudetto, vedendo quel mercato lì, io mi sarei dimesso, credetemi, mi sarei dimesso. Sì, perché ti fanno perdere Kessié a zero, ti fanno perdere Romagnoli a zero, non ti comprano una punta in alternativa a Giroud, o meglio te la comprano ma è pure infortunato, Origi. Non ti comprano il centrocampista al posto di Kessié, non ti comprano il difensore per sostituire Romagnoli. Ti comprano un ragazzo dal Belgio pagato 35 milioni sul quale vengono investite non so quante speranze, addirittura idolatrandolo all'inizio e paragonandolo a Kakà. Questo è stato un grande errore anche per la psiche di De Ketelaere. Ragazzi, il mercato è stato sbagliato. Oggi Antonio Vitello, il giornalista di Milan News, l'ha detto chiaro e tondo.
La società ha sbagliato perché ha consegnato all'allenatore una squadra che non è all'altezza degli 11 titolari. Per cui quando ne sostituisci 2-3, noi facciamo una fatica immensa. Semmai io le colpe, oltre alla proprietà, le potrei dare alla dirigenza. Sì, la dirigenza ha delle colpe, perché ha sbagliato l'acquisto di Decathlon. E non mi si venga a dire cortesemente, non mi si venga a dire che Decathlon gioca male perché c'è Pioli. Vi prego, ragazzi. Decathlon è il Gourcuff del 2023, è il Paquetà del 2023. Giocatore magari talentuoso, il Kluivert del 2023, che quando si trova a giocare a San Siro se la fa addosso. Questi sono giocatori che possono giocare in squadre che non sono come il Milan, che non sono il Milan. Possono giocare, che so, nell'Atalanta, possono giocare nel Bologna, possono giocare in campo internazionale, che ne so, nell'Ajax, che ne so, nel Brighton, questi sono giocatori che se la fanno addosso. Ma l'avete visto Paquetà? Ma qualcuno ha sentito più nominare Paquetà? Gioca nel West Ham Paquetà, raga, nel West Ham. Ed era considerato sto Paquetà un mostro quando l'abbiamo preso. Nel Milan puoi giocare non solo se hai talento, ma se hai soprattutto questo. La testa fa tutto. E non iniziamo a parlare, vabbè, avete visto Tonali l'anno scorso, avete visto Leao 2 anni fa. No, raga, non è così, non è così. Perché in Leao e in Tonali si vedevano degli sprazzi. Questo è un giocatore che non può stare in un grande club. Raga, non è che è scarso, è inibito. Io l'ho visto ieri, se la fa addosso, si nasconde. Quindi, raga, va venduto, mandato in prestito. Io lo venderei perché sinceramente uno così non avrà mai la stoffa per giocare nel Milan. Non credo mi smentisca, non credo. Però addossare tutte le colpe a Pioli per questa stagione fallimentare in campionato mi sembra riduttivo, mi sembra veramente da persone che non capiscono di pallone. Perché obiettivamente Pioli ne ha 11 contati, ne ha 11 contati, magari sbaglia quando fa questo eccessivo turnover, ma che cosa dovremmo fare? Dovremmo spremerli tutti e quindi fondamentalmente portarli poi all'Euroderby con la lingua di fuori, raga. No, per battere la Cremonese, se ti chiami Milan, poi cioè, dovresti fare giocare pure la terza squadra per la primavera per battere la Cremonese, dai, la Cremonese, mettiamola, dai, Branks, l'avete visto ieri, Branks. Adli, secondo voi, perché non gioca? Perché c'è una congiura verso Adli? No, no, perché non è adatto. Ma vi faccio l'esempio di Oge, se n'è andato via dal Milan, ma che cazzo sta facendo dov'è che gioca all'Eintracht? Cioè, Oge ha vinto praticamente un'Europa League, ma manco giocando praticamente. Quindi, raga, siete stupidi voi del Playout, siete cretini, siete stupidi. Non capite che il problema è lì in alto. E oggi mi sono sentito degli youtuber dire: ma Cardinale, ma che responsabilità Cardinale, ne ha tante questo grandissimo pezzo di merda che ci ha presi l'anno scorso. Perché tra lui ed Elliot, con i mercati osceni che facciamo ogni anno, è un miracolo se siamo arrivati secondi.
e l'anno scorso primi. Un miracolo, un miracolo. Quindi smettiamola, veramente smettiamola di addossare la colpa a un allenatore che ha ridato dignità al Milan. Perché noi non andavamo in semifinale di Champions dal 2007, ragazzi, dal 2007. E sarà bruttissimo eventualmente uscire con l'Inter. Sarà bruttissimo, ma io sono convinto che tornare in semifinale di Champions ci ricapiterà tra 10 anni. Tra 10 anni, questa proprietà. Quindi cortesemente smettetela, Scorpioli out. Semmai Cardinale out, Redbird out, Elliot out. Loro sono loro, il male del Milan. Io l'ho detto fino a qua, già diciamo, fin dal primo momento che ho aperto il canale l'ho detto. Questi sono il male del Milan. Parlando di sostenibilità, con una squadra che ha vinto 7 Coppe dei Campioni, tu non puoi parlare di sostenibilità. Puoi parlare di sostenibilità se sei all'Atalanta, se sei al Palermo, che manco parla di sostenibilità. Vi faccio un piccolo spoiler, non parlano di sostenibilità qui a Palermo, ma ancora a Roma parla di sostenibilità, la Lazio parla di sostenibilità, e infatti la Lazio che cazzo ha vinto in questi anni con la sostenibilità? Le Supercoppe e le Coppe Italia di Simone Inzaghi e basta. Raga, con la sostenibilità puoi vincerlo lo scudetto, ma non puoi ripeterti. E ora chiudo perché sinceramente sono stanco. Ciao a tutti.